ライオン氏エスカノール様。Ciao a tutti ragazzi, qui Veda da Channel. Con la fine di Demon Slayer possiamo tornare dopo due mesi su uno degli argomenti cardine del nostro canale. Capite bene che portare un video a settimana in mezzo anche a università, impegni e problemi viene già difficile di suo. Poi, se un giorno no, ancora peggio. Siamo persone anche noi. Due video è davvero raro farli per noi ormai, dopo qualche anno sulla piattaforma e dopo i cambi di piani delle nostre vite. Ci avete chiesto in tantissimi di riportare Fortnite su Instagram, community, commenti di altri video e finalmente eccoci, anche se avevamo già avvisato che lo avremmo portato dopo la fine di Demon Slayer. Non ce la prendiamo troppo perché non tutti seguono tutto, giustamente, ma quando vi diamo l'avviso dell'avviso comincia un minimo ad irritare. Seguite community e Instagram per tutto, come sempre. Poi molte volte gli annunci li mettiamo anche a inizio o a fine dei video, quindi se non vi interessa proprio, skippate alla fine e ascoltate gli aggiornamenti. Non ce la prendiamo, sia chiaro, non è la fine del mondo, ma non ve la prendete con noi se l'avviso è stato dato, dicendo «Ah, ma avevi detto che portavi questo o quell'altro». Raga, ve le diamo le informazioni. Se poi alcuni video slittano, potrebbe essere anche semplicemente perché esce qualcosa di interessante o perché vogliamo parlare d'altro. Esempio, le storie complete di Tengen, Daki e Gyutaro usciranno dopo questo video. Non esattamente dopo, non appena finisce questo, però come schedule successivamente. Perché? Perché primo, abbiamo detto che portavamo Fortnite. Secondo, sarebbe stato l'ennesimo video su Demon Slayer. E su Demon Slayer apriremo una parentesi chiamata TikTok, perché ci avete detto nei commenti, mi è stato detto in privato da amici e faremo un mini video a riguardo, non vi preoccupate, non è nulla di grave. Adesso che siamo tornati con questo format, con Fortnite, che arriverà quasi sicuro ogni una o due settimane, ritorniamo in pompa magna con 7 capitoli. Non 8, anche se è uscito il 51, perché semplicemente al 50 finisce questo arco narrativo. Per questo proviamo a chiedervi 1000 like per riaccendere l'interesse, ma anche se non ci arriviamo, non c'è problema. Ve lo portiamo comunque e vogliamo portarlo comunque. Vi ricordiamo che il manga è disponibile su Crunchyroll con account premium, tradotto in inglese, ma non è possibile aprirlo dalla lista di manga per qualche motivo, o almeno a noi da questo errore. Vi lasciamo in descrizione il link per aprirlo tranquillamente, perché a quanto pare non funziona se aperto dalla lista del browser. Su applicazione apre tranquillamente. Non è un problema utente, ma della piattaforma a quanto pare, quindi vi invitiamo a segnalarlo, perché magari volete seguirlo sul browser, anche a noi viene più comodo per quanto riguarda i video e invece dobbiamo vederlo dal telefono. Come abbiamo scoperto di questo problema? Cercando il primo capitolo su Google e ha funzionato il link. Segnalatelo anche voi a Crunchyroll perché a quanto pare è l'unica serie che non va. Vi diciamo anche che il 2 marzo esce con il primo volume in Italia, con tanto di cartolina senza sovrapprezzo a 4,50€. Sul sito di Star Comics trovate tutte le informazioni. Per la cartolina dovete preordinarla dove preferite, non in edicola, e sperare di trovarla se non avete preordinato. Non ci pagano per dire questa cosa, non è sponsorizzato questo video. Né da Crunchyroll né da Star Comics. Dopo 3 minuti cominciamo finalmente con la recensione molto riassunta di questi 7 capitoli, dove sono sì successe delle cose, ma principalmente sono composti da battaglie e vi eviteremo la telecronaca. Onestamente lo stavamo leggendo un pochino con noia, ma solo perché a prolungare inverosimilmente l'hype per l'arrivo a Liones è andato tutto scemando, rompendo totalmente la cosa, almeno per noi. L'ultima volta ci siamo lasciati con i nostri protagonisti contro i talismani oscuri nella foresta impigliata. Dopo averli divisi, ingaggiano una lotta con Elgin, il mangia carcasse, utilizzando anche il loro attacco quartetto slash Squall. L'attacco è effettivamente andato a buon fine, ma non ha scalfito minimamente il cavaliere. Questi risponde con la sua pioggia acida, forzando Nassius e Percival a infondere loro stessi e i compagni per evitare la corrosione, visto che l'attacco distrugge legno, ferro e anche pelle grazie alla magia Wither. Donnie tiene il terreno sospeso a mezz'aria per evitare la caduta, ma viene torturato a suon di pugni. Percival lo protegge con il suo solito fare da eroe, subendo a sua volta danni ingenti. Nassius, per bloccare il nemico, tira fuori il lasso nella manica, la polvere di corno di Kernunos. Questa dà un boost al fisico dell'utilizzatore, permettendo al ragazzo di finire quasi da solo Elgin, grazie anche all'immunità ottenuta sul Wither. A dargli il colpo di grazia arriva Percival da un punto cieco, buttando giù il nemico grazie soprattutto alle direttive di Sin. Un nemico è andato e ne restano 4. Piccolo trivia sui Dark Talismans, i talismani oscuri. I loro nomi derivano da distillerie, ma questo si estende anche a molti cavalieri di Camelot, in generale. È una cosa carina, un piccolo trivia extra. Prima di andare a trovare gli altri talismani oscuri, il gruppo si concede una pausa.
Nasians subisce il contraccolpo della polvere di corno, prendendosi una bella ramantina da parte di Percival per non averla testata, come da patti, prima su di lui. Questa interazione fra i due è molto carina, anche perché fa vedere quanto tengano l'uno all'altro e quanto Nasians fosse pronto ad agire in battaglia senza ripensamenti. A proposito di ripensamenti, Percival salva Elgin, poiché è contrario all'uccidere le persone, ma si sta dimenticando che loro e gli altri sono lì proprio per prendere la sua testa. Il discorso conferma anche la paura di Gopher sul suo senso omicida, che potrebbe facilmente fermarlo in situazioni molto più drastiche. Manco a farlo apposta, il Cavaliere dell'Apocalisse sfrutta troppo il suo Hero-type per viaggiare nella foresta a tutta velocità, affaticandosi più del dovuto nonostante gli avvertimenti. Inseguiti da altri due talismani, una a cavallo di Sleipnir, altra bestia leggendaria e l'altra armata di staffa degli elementi, vengono costretti a fermarsi. Sleipnir è preso direttamente dalla mitologia norrena, il cavallo di Odino a 8 zampe. Nella mitologia è il migliore di sempre, il più veloce, capace di cavalcare cielo e acque e attraversare altri mondi. Avevamo messo un'ipotesi sul variare e integrare più leggende e mitologie oltre quelle arturiane, non limitandosi alla sola citazione, e vedere questa implementazione ci piace parecchio da parte di Nakaba, perché non solo arricchisce il suo mondo, ma crea un collegamento sensato utilizzando al meglio queste cose nella sua opera. La staffa degli elementi invece si rifà molto al concetto precedente di magia in Nanatsu, particolarmente collegata agli elementi con l'aggiunta di luce e ombra, queste due non comprese nella staffa. Non è magia dell'utilizzatore amplificata, ma vere e proprie formule per utilizzare specifici elementi della natura. Notiamo infatti che non si può utilizzare direttamente una magia, ma deve essere pronunciata una serie di parole per attivarne l'effetto, molto vecchio stile in generale. Il gruppo ora non ha né Percival né Nasians per contrattaccare, saranno Sin, Han e Donny a dover fermare la coppia. Nonostante la stanchezza, il nostro protagonista tenta comunque di proteggere i suoi compagni, ma questi possono cavarsela anche senza di lui questa volta. Devono ripagare il debito e questa è l'occasione adatta. Sin rivela i nomi dei suoi avversari ai presenti, rispettivamente Doronak, l'invincibile, e Barghi, la stregona. Donny si occuperà del primo, mentre Han della seconda. Sempre sotto i consigli di Sin, la giovane aspirante cavaliere contrasta Barghi sfruttando Impact, il potere di Doronak, per balzare su di lei e disarmarla. E grazie al suo occhio, Leggi Verità annulla anche i cloni creati con Mirage, essendo dei falsi e visti come masse scure davanti a sé. Donny, mentre la sua compagna sconfigge uno dei talismani, si trattiene con la sua abilità nella scherma per evitare di vedere sangue e ferite poiché è troppo doloroso. Doronak smette di utilizzare la magia per avere uno scontro alla pari, ma ecco che il ragazzo si toglie finalmente il blocco e usa il suo pugnale al massimo del potenziale, ferendo ogni parte del bestione. Sin, ancora una volta, incoraggia l'utilizzo delle proprie capacità, facendo sviluppare al ragazzo una visione della sua magia in modo più preciso e originale. La sua levitazione non si limita ad alzare gli oggetti, ma può benissimo creare repulsione ed attrazione su qualsiasi cosa solo visualizzandolo. La levitazione è in verità telecinesi e con essa riesce a scaraventare Doronak come una biglia per tutta la foresta. Nonostante ciò, egli è ancora vivo, confermando il suo soprannome, e dietro di loro si palesa il leader, Fiddick Rombo di Tuono. Lentamente vediamo ognuno dei nostri protagonisti evolvere nelle proprie magie e abilità, poiché finalmente si curi di sé anche se è tutto merito di Sin. Con una semplice parlata hanno sbloccato un potere che in verità già possedevano, ma che non avevano sviluppato o nemmeno tentato di sviluppare. Le parole della volpe hanno aiutato tantissimo, dando un vero e proprio senso di leadership e non di certo un fare saccente. Per convenienza, ovviamente, tutti hanno un counter per questi nemici, ma è comunque bello vederli usare finalmente la testa e non farsela sotto ad ogni nemico, anche se per una micro parte iniziale. Fiddick punta alla spada di Percival per rubare il frammento di feretro, ma colpisce l'elmo del ragazzo. Donny, con la sua nuova forza, scaraventa il capitano altrove e questi risponde scagliando una roccia verso di lui. Un sassolino non può di certo fargli male, ma ecco che questo cambia velocità a mezz'aria e gli spacca completamente la fronte. Se prima Fiddick aveva esitato nell'uccidere dei ragazzini, ora che sono stati umiliati ha intenzione di torturarli il più possibile. Con una delle sfere di magia condensata ripristina le ferite dei compagni, di nuovo in perfetta forma per un 4 contro 4. I ragazzini non possono di certo vincere, ma Percival non molla grazie alla fiducia in se stesso, dei suoi compagni e in particolare di Sin. L'Hero-type si ripristina con le emozioni degli altri, curando a sua volta i suoi compagni per contrastare i talismani oscuri. Con dei gesti, Fiddick dà segnale di accerchiare Sin, testa del gruppo, per eliminarli il prima possibile. Ormai accerchiato, viene bloccato anche all'interno di un Perfect Cube condensato, cominciando un 1 contro 4. Sin si rivela essere un grande combattente e arciere, uccidendo Elgin e Barghi con dardi mirati al millimetro nei loro punti vitali. Come Nasians deduce, è lo stesso tipo di frecce che ha annientato il famiglio di Talisker, ma noi sappiamo anche che le ha usate contro il volatile da ricognizione degli stessi talismani. Come uno stupido, Doronak usa la sua magia Impact nello spazio ristretto, ferendo anche i suoi compagni. Dalla polvere possiamo vedere una figura umana a noi sconosciuta, la quale uccide l'omone con una semplice pressione sull'addome per poi finirlo con un pugno. Fiddick non ha mezze misure ed
divide a metà il già morto compagno, chiedendo a costui di rivelarsi, colpendogli solo il tessuto sul ginocchio. Sin si rivela essere Lancelot, figlio di Re Bandy Benwick e principe del lago. Verso la fine del video parleremo bene di lui e delle nostre opinioni a riguardo, per ora finiamo. L'identità della volpe stupisce tutti i presenti, ma quello più sconvolto pare proprio Fiddick, poiché non hanno mezza informazione a riguardo su di lui. Quando si dice tale padre e tale figlio, Lancelot ricorda molto Ban nel suo modo di agire, anche solo il piegare il collo. Qui annuncia la morte assicurata del cavaliere solo per averlo visto. Fiddick comincia a rimuginare per capire come combatte il ragazzo. Mancino è capace di trasformarsi in animale alla prima occasione. È forte sia a distanza che ravvicinato, rendendolo un avversario temibile. Lancelot interrompe i pensieri del cavaliere, chiedendogli se avesse capito o meno come batterlo, per poi ingaggiare la lotta. Fiddick utilizza la sua magia Haste per aumentare la velocità, ma non è niente contro il giovane. Questi non solo evita ogni colpo, ma lo fa senza nemmeno muoversi dal punto in cui si trova, con le mani in tasca, e finisce tutto con un semplice sgambetto e qualche calcio. Avendo dimostrato di essere immensamente superiore, chiede informazioni riguardo un cavaliere con un elmo con una visiera a forma di stella e dove si trovi il mastro fabbro dei giganti, Dubs, apparentemente scomparso. Fiddick di fatto non risponde nemmeno alle domande e capisce che Lancelot può direttamente leggergli la mente. Impaurito, utilizza un Absolute Cancel condensato per annullare il Perfect Cube e scappare, ma Lancelot, con in prestito il pugnale di Donny, oblitera con la sua Shining Rod Fiddick e Sleipnir, in quel momento in fuga, evitando di far girare voci su di lui. Come aveva annunciato, nessuno torna vivo dopo averlo affrontato. Il colpo non ha solo disintegrato i due, ma ha anche creato uno squarcio attraverso la foresta intera. È rotto il pugnale di Donny. Gli altri sono stupiti dalle capacità del ragazzo, ricollegando il suo colpo anche all'ondata che ha annientato i mostri a Sistana. Se Donny, Anne e Nasius sono stupiti, Percival non ci pensa due volte ad abbracciare il ragazzo e rimuginare sul suo essere stato imprudente, spaventato e non capace di aiutare gli altri, come è successo con suo nonno. Giustamente vi sono dei dubbi su di lui, ma Percival poco importa dato che li ha sempre aiutati. Lancelot scocca tre frecce per seppellire i tre corpi dei talismani oscuri, visti morire dallo stesso Arthur tramite un vero e proprio talismano nero fra le sue mani. Il biondino rivela finalmente il suo piano e la sua affiliazione. Egli serve il regno di Liones e il suo obiettivo era trovare i quattro cavalieri dell'Apocalisse e i suoi compagni, così da seguirli e difenderli, ma agire il meno possibile per testare le loro capacità in battaglia per superare gli ostacoli. Cosa c'entrino il cavaliere col visore a stella e Dubs sono solo sui affari personali. Mentre chiedono altre informazioni, vengono raggiunti da Pellegarde, curioso di vedere il suo pupillo Percival cresciuto come guerriero, ma non fa in tempo a parlargli che vengono teletrasportati altrove da Lancelot. Il luogo? Il regno di Liones. Finalmente siamo arrivati a Liones e il re in persona, Meliodas, li sta aspettando. Con questo finiamo i riassunti di quello che è successo fra i capitoli 43 e 50 di Four Nights of the Apocalypse. Abbiamo diverse cose da dire. Il primo punto è sicuramente Lancelot. Allora, siamo abbastanza, non delusi, ma decisamente poco stupiti da questo reveal. Era molto telefonato e avevamo i nostri dubbi perché ci pareva appunto telefonato, ma alla fine è quello che è. Avremmo preferito in qualche modo un personaggio unico e nuovo o qualcosa di non così scontato, però vi erano totte informazioni che in parte non ci ricollegavano a questa apparizione così immediata, come il suo essere scomparso 6 anni prima insieme a Jericho e il suo essere ritornato come principe del lago. È molto personale come cosa, lo capiamo, ma lentamente tutti i suggerimenti si stavano ricollegando proprio al suo personaggio, dal vedere la sposa in sogno, forse proprio quella di Arthur rifacendosi proprio alle leggende arturiane, il taglio degli occhi nei suoi pensieri, molto simile a quello di Ban, il chiamarsi Sin per i Seven Deadly Sins o anche solo il colore, che ricordava appunto quello di suo padre, ma quest'ultimo piuttosto generico. Non ci dispiace sia Lancelot, ma vogliamo le giuste risposte per quanto riguarda la scomparsa dei 6 anni? E proprio questa può essere ricollegata al cavaliere con il visore a stella, e forse potrebbe aver eliminato Ban, Elaine o Jericho, o tutti e tre, o due. Visto che non avrebbe senso cercare qualcuno nello specifico se non ha fatto qualcosa di gravissimo. Inoltre, questo cavaliere col visore a stella lo abbiamo visto nel capitolo 6. Poi, ripetiamo, questa cosa su Lancelot è molto personale, molto nostra. Potete condividerla come no. E siamo contenti se l'avete azzeccato dal capitolo 1. Il design ci piace tantissimo. È molto simile all'idea che avevamo sviluppato e ci eravamo immaginati. È un ragazzo mediamente alto, azzardiamo sul 1,70 m, visto che dal databook di quando aveva 10 anni era alto 138 cm, e indossa una felpa smanicata con cappuccio, bianca e rossa, molto simile a quando era più piccolo. Sui polsi ha due bracciali portafrecce. Indossa dei baggy bordeaux e delle scarpe grigio-bianche che sembrano degli stivaletti.
Sulla schiena, invece, porta il suo fidato arco. Il taglio di capelli con questa cresta, biondi come quelli della madre, ricorda lontanamente quello di Ban, giusto per i ciuffi, i quali nascondono la sua cicatrice lasciatagli da Tristan. Il suo modo di agire è sì cazzaro ma anche serio, dimostrando sì spavalderia ma non sottovalutando i nemici. Sa quello che fa e può permettersi di agire così, solo davanti a nemici molto più deboli di lui, senza lasciare finestre per essere attaccato. Vederlo con le mani in tasca mentre oblitera l'ego di Fiddick è stato a dir poco fantastico e ci è piaciuto un casino. Per non parlare poi di quella specie di one inch punch di Bruce Lee per mettere KO Doronak con una prospettiva e stazza che ricorda molto Meliodas contro Escanor. Essendo un ibrido umano fata, può attingere a poteri e forza di entrambe le razze, fra cui la sua forza fisica per allenamento e utilizzo dell'arco, ma anche magia che abbiamo visto solo nelle fate, come il saper leggere la mente, potere ereditato da sua madre, ma visto anche in fate più forti come i re. La sua entrata in scena ha sicuramente placato il nostro tilt iniziale, e il suo design ci ha decisamente appagato, anche se un pochino di retrogusto amaro è rimasto. Nakaba non è mai stato inaspettato nei plot twist, lasciando proprio diverse informazioni qua e là, ma questo giro forse abbiamo chiesto troppo noi, con dei collegamenti evidenti, anche ripresi dalle stesse leggende, esempio la già citata visione della sposa. Per ora non si è proclamato anch'egli un cavaliere dell'Apocalisse, ma non sappiamo bene perché. Abbiamo avuto un assaggio dei design molto esagerati dei quattro, e uno di questi ricordava molto Lancelot, ma il cambio di arma e il suo non affiliarsi potrebbe, non ironicamente, rimuoverlo dal quartetto, ma non è detto che non lo possa diventare o che aggiunga un'arma al suo arsenale. Il suo essere servo del re di Liones certo afferma il suo legame con Meliodas, migliore amico di suo padre, ma che ha da dire Ban a riguardo, sempre se ancora in circolazione? Elaine o Jericho? Per quello non siamo sicuri siano tutti in vita. Arthur è venuto a sapere della morte dei talismani oscuri grazie al ciondolo a loro dedicato, ma non sa chi li abbia uccisi e tantomeno gli importa troppo, visto che ripensa subito al piano di cercare la moglie o continuare con la caccia ai quattro, chiedendo parere a Merlin. Merlin, sempre vestita in modo sobrio da Nakaba, aggiungiamo, non ne facciamo polemica, ma a quanto pare si diverte a cambiarle i vestiti spesso, e non è la prima volta. Però, questa ricerca della moglie potrebbe essere ostacolata proprio da Lancelot? E se dovesse diventare target principale del re di Camelot? Sarebbe un bel po' divertente. Ora che sono finalmente a Liones, il nostro interesse è decisamente aumentato, ma ci chiediamo anche perché non farlo prima? L'inizio di questo arco nella foresta ci ha fatto cascare le braccia, giusto alla fine si è ripreso a mille con ottime rivelazioni, ma seriamente ci stava dando noia ad una certa. Non da dropparlo, certo, ma lento lento anche rispetto ad altre saghe per il continuo pippone che si stavano facendo in alcune vignette. Letteralmente Nakaba si è salvato in corner secondo noi, e forse finalmente possiamo buttarci nell'azione e nelle info e speculazioni grosse. E poi Minimo ha fatto, ah, ci arrivo al capitolo 50 così faccio il numero simbolico. Insomma, allungare il brodo. Bellissimo vedere i ragazzi prendere iniziativa per una volta, almeno questo momento è servito per dargli un giusto power up generale. Alla fine di tutto, siamo soddisfatti. Dai, possiamo dirlo. Certo, rimane quel retrogusto un po', però siamo soddisfatti, siamo a Liones, finalmente. C'è il capitolo 51 e ci siamo fermati al 50 perché lì inizia la saga. E siamo contenti quanto voi che sia tornato questo argomento. Sia chiaro. Vi invitiamo a lasciare un like, mille abbiamo chiesto, non c'è problema se non ci arriviamo, a commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanella se l'avete fatto e seguirci su Instagram. In community mettiamo tutte le info che ci saranno sui video, seguitelo per piacere, metteremo anche tutto quanto su Instagram. Grazie a tutti quanti per la visione, il supporto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!